Ed ora il consueto appuntamento del giovedì con le anticipazioni sul settimanale Luce e Vita della diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi. Ben ritrovati con Diocesi in Forma, il notiziario dalla Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. La Caritas diocesana invita la Chiesa locale quest'anno a vivere la Quaresima di carità sostenendo i fratelli migranti che stanno vivendo un terribile dramma lungo la rotta balcanica. Il Vescovo invita la comunità tutta a devolvere le offerte di Quaresima per questo scopo. Tutte le informazioni per le donazioni sul nuovo numero di Luce e Vita e sul sito diocesano. Sabato 27 febbraio torna l'appuntamento in modalità online del laboratorio per animatori della comunicazione. Tema di riflessione sarà il messaggio del Papa per la 55ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dal tema Vieni e vedi, comunicare incontrando le persone dove e come sono, che quest'anno si celebra il 16 maggio. Ospite dell'appuntamento, Don Oronzo Marraffa, responsabile regionale delle comunicazioni sociali CEP. Sul sito le modalità di partecipazione all'incontro. Il settore adulti di Azione Cattolica della Parrocchia Immacolata di Molfetta vivrà la Quaresima percorrendo un breve itinerario dedicato alla riscoperta della fraternità nella sua dimensione biblica e antropologica, a partire da una riflessione sull'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Il programma dettagliato degli appuntamenti sul nostro settimanale. Si svolgeranno online, nei giorni 9, 10 e 11 marzo, gli esercizi spirituali promossi dall'Ufficio Catechistico Nazionale, su tre parole chiave: il deserto, la strada e la città. La 3 giorni sarà guidata dal professor Don Dionisio Candido, biblista e responsabile del settore dell'apostolato biblico dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Gli interessati potranno iscriversi tramite il portale Iniziative della CEI. In occasione dello speciale anno di San Giuseppe, indetto da Papa Francesco, la redazione di Luce e Vita promuove la ripubblicazione di un testo del servo di Dio, Antonio Bello, nel quale la figura di San Giuseppe diventa il filo conduttore. Si tratta del suo intervento in occasione del 42esimo convegno giovanile che si svolse dal 27 al 31 dicembre dell'87 presso la cittadella di Assisi. La lettera a San Giuseppe, condivisione, gratuità e servizio nella società dell'usa e getta, con prefazione del Cardinal Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, sarà divulgata in vista del 19 marzo prossimo. È già possibile ordinare il testo presso la redazione. Passiamo ora brevemente in rassegna gli argomenti del nuovo numero di Luce e Vita, il numero 8 di domenica 21 febbraio 2021. In prima pagina l'editoriale La speranza come provocazione, che propone alcuni temi del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima, sul tema tratto dal Vangelo di Matteo, Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, Quaresima, tempo per rinnovare fede, speranza e carità. A pagina 2 continua il viaggio per conoscere alcuni dei sostenitori dell'8 per 1000. Insieme a Susanna De Candia scopriamo i motivi della loro scelta consapevole. A pagina 3 la rubrica Per la vita. Dopo la cura della vita che nasce, in avvento ci poniamo in questo tempo di Quaresima accanto a quanti si prendono cura della vita fragile. Questa volta ci soffermiamo sul ruolo dell'infermiere nella cura dei più deboli. Il paginone è dedicato questa settimana alla parrocchia Madonna dei Martiri di Molfetta, in occasione della visita pastorale di Monsignor Domenico Cornacchia, che si svolgerà tra il 15 e il 21 febbraio. 2 pagine dedicate anche a Luce e Vita Giovani, con temi e riflessioni scritte dalla redazione della pastorale giovanile. 8 intense pagine per una informazione non di superficie. Invitiamo tutti a prendere una copia del giornale in parrocchia o sottoscrivendo un abbonamento. Auguriamo a tutti voi una buona lettura.